La fromagerie è la casa degli allevatori. La fromageria è nata 15 anni fa, sia come caseificio che come punto vendita. Come azienda cooperativa del territorio, raggruppando gli agricoltori di Brusson e di Aias. Adesso ci siamo allargati anche ad altri comuni, quello di Chalon-Saint-Anselme e Chalon-Saint-Victor, però diciamo, gli azionisti di partenza erano questi qui, nel 2002. Da lavoro, prima di tutto, tanta gente qua del posto. È cresciuta come dimensioni, è cresciuta come produzione, è cresciuta come vendita, è cresciuta come struttura. Se non ci fossero gli allevatori che conferiscono latte, non ci sarebbe la fromagerie, non ci sarebbero 13 dipendenti in fromagerie e comunque non ci sarebbe, insomma, tutto quello che abbiamo qua attorno. Perché loro prima di tutto sono i fornitori di della materia prima più preziosa che abbiamo, che è il latte. Sono anche interessati a ciò che viene fatto qua all'interno. È un bel negozio, c'è diversi tipi di prodotti, c'è un bel parcheggio e tutto, si può sfruttare anche il turismo. Non vogliamo essere un supermercato, ma vogliamo essere uno spaccio dei nostri prodotti e a corollario di questo di prodotti valdostani. E quindi abbiamo anche parecchia gente che ci viene a Si trovare. trova bene nei nostri prodotti, facciamo anche qualche prodotto un po' diverso dagli altri caseifici. Trasformandoci in questi in una vera e propria latteria, quindi dal latte fresco alimentare agli yogurt, ai latticini, ai formaggi freschi, a una gamma di formaggi a latte crudo pastorizzato, freschi e stagionati. Perché essendo aperti comunque tutti i giorni, i sabati e domeniche, i festivi, tutto il giorno, il cliente passava qua in certi orari e ti chiedeva, che ne so, magari la bottiglia di vino, la grappa, il biscotto, la tegola, e quindi abbiamo pensato bene di andare a cercare anche quelle aziende locali. Prima c'era la fontina a far da regina e basta, nel senso che nel banco ci stava quasi solo la fontina. Poi abbiamo detto, abbiamo creato una gamma di prodotti molto, molto varia e vasta. C'è di tutto, c'è formaggi freschi dal Primosale al Reblack e poi abbiamo dallo stracchino al burro, alle panne cotte, yogurt, abbiamo un'immensità di prodotti. Un ultimo prodotto che abbiamo fatto, che abbiamo chiamato poi tra l'altro Petit Brusson, onore di Brusson, dove sorge il caseificio, ed è un formaggio dal punto di vista del consumo molto facile, quindi un formaggio dolce, un formaggio che si accompagna in cucina in tante cose, però riassume in sé, nel suo sviluppo, un approccio tradizionale e innovativo, sia a livello di proposta di prodotto, sia a livello di packaging, di immagini, e poi dal nome che mi piace molto. È uno dei prodotti che va di più adesso, perché avendo una forma piccola si vende abbastanza facilmente, comunque è buona, a me piace. Il fatto che arrivano qua, che possono vedere anche una lavorazione, che qua, avendo questa bella vetrata, quindi il cliente si può affacciare e vedere come viene fatta la fontina, oppure come viene fatto il formaggio, oppure come vengono fatte le tome, e questo secondo me è una parte che ci distingue tantissimo. Il turista arriva qua al mattino, si compra un pezzo di fontina, trova già anche il pane fresco, può già farsi il panino. È proprio attraverso la degustazione e l'assaggio che uno apprezza il prodotto. Qua sul posto, oppure noi facciamo anche vendita online. Diretta, non mediata da intermediari di vendita, ma diretta col consumatore. E quindi da questo punto di vista diciamo che abbiamo raggiunto quasi tutte le regioni d'Italia, facendo scoprire i prodotti valdostani e nostri in particolare in tutta Italia, oltre alle regioni notoriamente più vicine che ci conoscono più da vicino.